Shabbat shalom a tutti, sono Rabbino Clint Harel Fry e voglio darvi benvenuto alla parasha di questa settimana che si chiama Tazria, che vuol dire le concepisce. E parleremo di come avvicinarsi ad Hashem, a Dio. E la porzione di Torah di questa settimana viene dal Levitico 12, versetto 1 fino a 13, versetto 59, abbastanza breve questa settimana, cioè perché quest'anno, perché normalmente è Tazria combinato con un'altra porzione di Torah a mezz'ora, ma quest'anno sono separati. Haftarah invece viene dalla porzione profetica di Secondo Re, capitolo 4, versetti 42 fino al capitolo 5, versetto 19. Ed Ezechiele, capitolo 45, versetto 16, fino al capitolo 46, versetto 18. E per le Harashah, nuovo patto, leggeremo a parecchi passi. Matteo, capitolo 8, versetti 1 a 4, capitolo 9, versetti 20 a 26, capitolo 11, versetti 2 a 6. Poi c'è Marco, capitolo 1, versetti 40 a 45, capitolo 5, versetti 24 a 34, capitolo 9, versetti 14 a 50, e poi c'è Luca, capitolo 2, versetti 22 a 24, capitolo 7, versetti 18 a 23, capitolo 9, versetti 51 fino al capitolo 10, versetto 42, il libro dei Romani, capitolo 6, versetti 9 a 23, e per ultimo Ebrei, capitolo 13, versetti 1 a 5. Quindi avete parecchia roba da leggere, ma spero che vi sarà di benedizione, perché è bello vedere come si collegano le diverse parti della Bibbia. Adesso vorrei aprire questo tempo in preghiera. Padre, ti voglio ringraziare innanzitutto per l'onore e il privilegio di stare nella tua presenza e parlare, studiare la tua parola e imparare da te. Io ti chiedo innanzitutto di insegnare a me le tue vie, perché io senza te non sono nessuno e non sono nulla, però con te io posso fare tutto ed è la verità per tutti noi. Ti chiedo di guidarci e che tutto ciò che esca dalla mia bocca sia per la tua gloria, e che venga da te e non dalla mia carne, nel nome di Yeshua. Amen. Apriremo con i primi due versetti di Levitico 12, in cui sta scritto: parla al popolo di Israele, dicendo: se una donna concepisce, o Tazria, e partorisce un figlio maschio, allora sarà impura, o Tamè, per 7 giorni, come il tempo del suo ciclo mestruale, sarà impura. Tamè. Quindi nella porzione della Torah della scorsa settimana, un fuoco divino è uscito da Hashem per consumare le offerte sull'altare e la presenza divina è venuta ad abitare nel santuario di nuova costruzione. E poi purtroppo sono anche morti due dei figli di Arrone per aver offerto un fumo non gradito ad Hashem, che non era permesso. Quindi nella parasha Tazria, questa settimana, Hashem fornisce a Mosè le leggi della purificazione dopo il parto, dà anche le leggi sulle afflizioni della pelle, le mura della casa e gli abiti, i vestiti. Quindi il nome della porzione di questa settimana, Tazria, è correlato alla radice ebraica Zara, che significa seme. Quindi una traduzione alternativa di Tazria è: lei porta seme o portando seme. E questi sono due modi per tradurre questo termine. Quando si considerano i rituali di purificazione che Hashem ha impartito alle madri dopo il parto, sorgono
alcune domande, penso anche per tutti, no? Anche per me. Quindi perché, per esempio, perché una donna che ha appena partorito è ritualmente impura? Vabbè, sta perdendo sangue. Se ci pensiamo, quando nel Tanakh, quando uno perdeva o sangue o qualsiasi tipo di liquido corporeo, uno era impuro. Poi, perché c'è bisogno di un'offerta? E sta scritto nel Levitico 12, versetti 6 a 7, quando saranno trascorsi i giorni della sua purificazione per un figlio o una figlia, condurrà al sacerdote, al Cohen, all'ingresso della tenda di convegno, un agnello di un anno per l'olocausto e un piccione o una colomba per il sacrificio per il peccato. Li offrirà davanti al Signore per fare l'espiazione per lei, e allora sarà cerimonialmente purificata dal suo flusso di sangue. E poi un'altra domanda: perché ci sono 7 giorni di isolamento dopo la nascita di un bambino, insieme a 33 giorni di purezza rituale? E perché ci sono 14 giorni di isolamento dopo la nascita di una bambina, seguiti da 66 giorni di purezza rituale? Cioè, stiamo parlando di doppio tempo. Stavo scherzando prima con la Rebezzina e Gabriella, che diceva: uno deve sperare di avere un figlio. Però ogni cosa ha uno scopo. Dice in Levitico 12:5: ma se partorisce una femmina, allora sarà impura per 2 settimane, come durante le mestruazioni. Queste domande sul parto lasciano perplessi anche alcuni studiosi ebrei, poiché essere fecondi e moltiplicarsi è il primo di tutti i comandamenti per l'umanità, scritto nella Tanakh, la Genesi, no? È una donna che dà alla luce un bambino o bambina, sta adempiendo questa mitzvah o comandamento dato da Hashem. Inoltre, tenere per la prima volta il tuo neonato o neonata tra le braccia deve essere uno dei momenti spirituali più esaltanti che chiunque possa vivere, credo. È una cosa che l'uomo, cioè gli uomini, non potranno mai provare né capire. È anche uno dei più trasformativi, cioè tanti aspetti della vita, soprattutto per la madre, cambiano dopo la nascita di un bambino o bambina, in particolare dopo il primogenito, il maschio, perché quello deve essere messo a parte del Signore. Nel Brit Harasha, cioè il Nuovo Testamento, vediamo che Miriam, cioè tradotto, diciamo, malamente a Maria, osservò questa legge dopo la nascita di Yeshua, Gesù. E sta scritto in Luca capitolo 2, versetti 22-24. Quando venne il momento dei riti di purificazione richiesti dalla legge di Mosè, Joseph, Giuseppe e Miriam, Maria, lo portarono a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Notate qui, dice legge del Signore, non dice legge di Mosè. Legge del Signore. Ricordiamoci una cosa, voglio mettere una parentesi qua. Se è una legge del Signore, dato che la Bibbia dice che il Signore è lo stesso ieri, oggi e domani, i comandamenti suoi valgono ancora oggi, ok? Quindi, tanti dicono, tanto ormai siamo nella Re-Harsha, Nuovo Patto, Nuovo Testamento, non vuol dire proprio niente. Sono ancora validi oggi quanto ieri. Andiamo avanti. Ogni primogenito maschio sia consacrato al Signore e offrirono un sacrificio secondo quanto è detto nella legge del Signore. Qui stiamo parlando del Nuovo Testamento. Ok? Loro offrirono una coppia di colombe o 2 giovani colombi. Quindi alcuni rabbini affermano che l'impurità di una donna dopo la nascita è correlata al trauma e alla paura legati alla nascita, così come forse alla depressione postparto. Se ci pensate, a quell'epoca era molto pericoloso la nascita, il parto. Cioè, non c'erano tutti questi mezzi che ci sono oggi per aiutare una donna nella nascita, che può sempre morire,
durante o dopo il parto, e anche da bambino a bambino è sempre possibile, però c'è più aiuto adesso che a quell'epoca, che non c'era niente, quindi spesso la donna moriva, o il bambino o la bambina. E quindi è molto più pericoloso a quell'epoca. Per quanto riguarda il periodo di isolamento, e sappiamo tutti che cosa vuol dire isolamento, alle neomamme dovrebbe essere concesso il lusso di un momento privato per legarsi con il proprio figlio o figlia, lontano da occhi indiscreti, nonché un momento per riflettere sulla navigazione del viaggio che è davanti a lei, come crescere questo bambino o questa bambina. Poi le differenze nella durata dell'isolamento tra la nascita di un maschio e una femmina sono state spiegate in vari modi. Per esempio, poiché i ragazzi ebrei vengono circoncisi all'ottavo giorno, la madre deve essere ripresa più rapidamente. Ok, per quanto riguarda il periodo di isolamento di 14 giorni dopo la nascita di una femmina, il rabbino Riskin ha scritto in una colonna di Jerusalem Post dicendo: tutto era raddoppiato per la nascita di una bambina perché il processo della vita e di morte si ripeterà fisiologicamente nella vita stessa della bambina e nel suo stesso corpo. È semplicemente un'idea, però è interessante pensarci. Adesso parliamo dell'Olocausto e l'offerta per il peccato che vengono dati dopo il parto e sono visti come un mezzo per passare da un periodo di isolamento alla comunità, avvicinandosi, scusate, prima ad Hashem. Dobbiamo mettere lui primo. È un momento speciale di ringraziamento che sia il bambino che la madre siano sopravvissute a dolore e al rischio del parto. Ok, non diamo per scontato che si dà alla luce un bambino o bambina. Non bisogna mai dare per scontato. Questo importante frangente ci ricorda che le transizioni contano per Hashem e devono contare per noi. Mentre passiamo da una fase all'altra della nostra vita, dovremo prima avvicinarci ad Hashem con ringraziamento. Pure se magari qualche volta passiamo da una fase a un'altra ed è un momento doloroso, magari perdiamo qualcuno, perdiamo un lavoro, perdiamo posto di dimora, dobbiamo trasferirci, quello che sia, ringraziamo il Signore. Perché dobbiamo sapere che Lui ha un piano molto più bello di quello che noi possiamo mai pensare. E tante persone si limitano nella loro vita a seguire Hashem e fare la sua volontà perché sono testardi e non vogliono cambiare. Non vogliono, se lui dice vendi casa tua e vattene qua, in quest'altro posto, o lasci questo lavoro e vai a quest'altro lavoro, o quello che volete. Lui sa meglio di noi e lui ha il nostro bene a cuore suo. Adesso vorrei parlare di periodi di isolamento. Come dicevo prima, sappiamo tutti un po' che cosa vuol dire isolamento. Negli ultimi 2 anni abbiamo visto bene. E questo è soltanto l'inizio, signori e signori, fratelli e sorelle. Credetemi, verrà il tempo in cui i credenti in Yeshua saranno dati a caccia. Saranno perseguitati molto peggio di quanto adesso, anche in Europa, tutta Europa, anche negli Stati Uniti, in Canada, Sud America, Australia, in tutti i paesi, perché è un mondo che vuole seguire il nemico, Satana, e non vogliono la verità. Quindi chi è nella verità sarà presa, arrestati, uccisi per la loro fede, e tanti andranno in isolamento per nascondersi. Quindi abituatevi adesso perché questa era una piccola pratica di quello che sta avvenendo. Ok? E non è per scoraggiarvi, è per darvi incoraggiamento e sappiate che è tempo del Signore vicinissimo e tra poco saremo tutti con Lui a casa e sarà il momento più bello che vivremo in tutta la nostra vita. La parasha di questa settimana fornisce anche le leggi della purificazione
dall'antica malattia biblica Zaharat, che è tradotta molto erroneamente come lebbra. Lebbra è un tipo di Zaharat. La parola ebraica potrebbe derivare dalla parola aramaica segiruta, che significa isolamento, e può avere una radice linguistica che significa percuotere. Che leggiamo spesso questa parola, il Signore percosse questa persona qui. È un termine collettivo per varie malattie della pelle che potrebbero includere eczema, psoriasi, tigna, lebbra e tante altre cose. Zaharat può presentarsi sui vestiti anche come macchie verdi o rossi e persino sui muri delle case, come forse la muffa, come sappiamo bene in Italia, ci si trova dappertutto, specialmente nelle zone più umide, ed è una battaglia continua. A quell'epoca, se non andava via la muffa, si doveva distruggere quella parte della casa e qualche volta anche l'intera casa. Purtroppo questi giorni è un po' impossibile perché le leggi sono diverse e devi chiedere permesso al comune a fare certe cose, quindi è meglio usare uno spray, una pittura che magari in quell'epoca non c'erano e adesso ci sono. E questo provoca contaminazione spirituale, richiede purificazione e un periodo di isolamento per prevenire la diffusione della contaminazione, sia nella casa, nel vestito o alla persona. Se dopo un periodo di 7 giorni di quarantena, il Kohen o il sacerdote vedeva che la malattia si stava diffondendo, la persona, il lebbroso, per dire, doveva essere isolato dalla comunità per evitare di contaminare il campo e contagiare gli altri per contatto. Ok. Come ci hanno fatto fare con questo benedetto Covid. Dovevamo stare in casa, chi era anche positivo, pure se non si vedeva nessun segno, non avevamo nessuna segno del Covid, dovevamo metterci in questo isolamento per un tot numero di giorni, 14 giorni, 10 giorni, quello che sia. Se dovessimo fare così con ogni malattia, non andremo più via da casa. E dice Levitico, capitolo 13, versetti 45 e 46, è il lebbroso nel quale è la piaga, le sue vesti saranno stracciate, i capelli della sua testa si sciolgono e si coprirà il labbro superiore, griderà impuro, impuro, o impura, impura, tamè, tamè. Per tutti i giorni in cui sarà in lui o lei la piaga, sarà immondo, è impuro, abiterà da solo o da sola, fuori dell'accampamento sarà la sua dimora. Se ci pensate, in quell'epoca ho visto tanti film bibliche in cui fanno vedere tutti questi lebbrosi, vivono fuori dal campo, tutti magari in una piccola, piccolo gruppo fra di loro, almeno stavano un po' in compagnia, però non è mai la stessa cosa come stare nella società stessa. Però vorrei parlargli che cosa vuol dire mettere da parte del tempo per Hashem. Qualche volta Hashem può usare questi momenti per imparare da lui, stare nella sua presenza, come è stato durante il Covid. Stranamente, durante il Covid, tante persone ci hanno cercato aiuto da noi, come Rabbino, Rabbezin. Appena finita il tempo dell'isolamento iniziale, 2 mesi, alcuni hanno continuato a cercare aiuto, ma tanti non se ne sono proprio interessati più. Questo fa vedere lo stato spirituale delle persone. Aiutami, 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 Signore, appena che va bene, se ne dimenticano proprio di lui e dell'aiuto. Io vi voglio ricordare, signori, signori, fratelli e sorelle, anche se le cose vanno bene, ma è solo per un periodo, perché tornerà peggio. Cosa farete? Se poi io e Rebezzina non siamo più disponibili per voi, perché arriverà il momento anche quello. Oh, Signore, magari dirà,
tanto io vi ho aiutato la prima volta, la seconda volta, dopo che non siete più interessati di me, avete dimenticato di me, io cosa dovrei fare per voi? Cioè, o siamo infuocati per il Signore e cerchiamo sempre Lui anche in momenti buoni, cerchiamo sempre di essere stretti a Lui e magari con i nostri fratelli e sorelle come noi desideriamo avere più persone, anche se uno magari in diverse parti d'Italia, però ci si può collegare adesso su internet online. Mi dispiace per voi che non potete farlo, ma siamo gli unici messianici veri in tutta Italia. Ci sono queste cosiddette congregazioni messianici che sono semplicemente chiese evangeliche che si dichiarano messianiche, che va bene se volete seguire i modi messianici, è bene, va bene, però come messianici ebrei siamo gli unici in tutta Italia e non dico per metterci la luce, però diciamoci la verità, se uno vuole stare in comunione con i fratelli e sorelle, non serve cercare una cosa messianica. Siamo messianici perché siamo ebrei che crediamo in Yeshua, quindi siamo messianici ebrei, messianici. Ok? Questa è la differenza. Ma si può cercare qualsiasi, per dire, congregazione o chiesa vicino a voi. Basta che qualcuno che insegna veramente la verità, non questi qua che dicono lo Spirito Santo non è più attivo e non fa così e così, o questi qua che creano altre leggi che le donne e gli uomini devono stare separati a destra e a sinistra. Astenetevi da questi qua. Però trovate qualcuno, anche un gruppetto fra di voi, un gruppetto piccolo, che tanto la Chiesa, quello è il corpo di Yeshua, quello tornerà a radunarsi nelle case, anche di segreto, perché ci sarà il pericolo di essere presi e messi a morte. Okay. Quindi cercate adesso questa congregazione, createlo voi, siate un po' di capi, un po' di leaders per una volta, invece di pecore che volete solo seguire, seguire, seguire. Io so che ci sono persone là fuori, in Italia, che sono chiamate a essere capi spirituali, leaders, invece vogliono solo seguire. Alziamoci, signore e signori. Ok? Svegliamoci. Chi è chiamato o chiamata a fare questo? Dici sì al Signore, dici sì. Io non ho mai voluto fare questo fatto di essere rabbino o un leader spirituale in tutta la mia vita. Volevo servire il Signore, ma non volevo mai essere un missionario o pastore o rabbino, quello che volete chiamarlo. Però il Signore mi mise in una condizione, era un posto dove non avevo scelta tranne dire sì o no. E se avessi detto no, io so di sicuro che sarei morto. Quindi stiamo attenti a quello che diciamo sì o no al Signore. Ok? Se ti senti chiamato o chiamata, vada bene come rispondi. È importantissimo. Negli ultimi tempi, essere forti e coraggiosi. Ok? Non pieni di paura, perché non siamo, noi, il Signore non ci dà lo spirito di paura, ma di coraggio e verità. Ok? E tutti noi possiamo avere paura nella vita. Tanti generali, tante persone che sono andate in guerra avevano paura, ma che cos'è la differenza fra aver paura essere coraggioso? Essere coraggioso è semplicemente fare ciò che devi fare nonostante la paura che tu provi. Ok? Questo è. Adesso vorrei continuare perché sono andato un po' fuori, diciamo, strada, però è importante dirlo. Mi sono sentito il dovere di dirlo a tutti. Nella Torah e nella Bibbia in generale, l'isolamento o il tempo da soli non sono limitati a condizioni fisiche o contagiose. Può anche essere visto come un momento necessario per la preghiera, la devozione e la comunione con Hashem. È un bel tempo.
Quindi anche se uno magari ha un tempo di questo isolamento per causa fisica, guardiamolo così, il tempo che posso spendere con il mio creatore. Nelle parole di un detto ebreo hasidico, una persona che non ha un'ora per sé ogni giorno non è una persona. Possiamo dirlo così, una persona che non ha un'ora con Hashem ogni giorno non può crescere come persona, non può crescere spiritualmente. Hashem invita ciascuno di noi a trascorrere del tempo da solo o sola con Lui, per approfondire la nostra relazione personale con Hashem, in modi che non possiamo fare in un contesto di gruppo. E ci sono molti esempi biblici da seguire in merito. Mosè, ad esempio, incontrò Hashem da solo presso il rovetto ardente, e anche altre volte, ok? Così anche come su Monte Sinai. 2 volte, 40 giorni ogni volta, mentre egli riceveva i 10 comandamenti. Davide, il re Davide, ha anche passato molto tempo a comunicare con Hashem, sia quando era un ragazzo, che stava badando le pecore, suonava l'arpa, anche quando stava spesso nelle caverne, mentre il re Saulo gli dava la caccia. Tante volte re Davide, prima di diventare re e dopo, è anche passato molto tempo a comunicare con il Signore. Il profeta Elia sperimentò la presenza di Hashem passare quando era da solo in una grotta. Elia sentì la voce di Hashem in Kol Demamah Dechah, cioè una voce bassa e calma. Anche Yeshua si assicurò che nonostante tutte le persone richiedessero la sua attenzione, si prendesse del tempo per isolarsi dalla folla per pregare e avvicinarsi a suo padre. E stiamo parlando di Tio, di Hashem, Tio di Dio. Ok, ha scritto Marco 1:35, e la mattina presto, mentre era ancora buio, si alzò, uscì e se ne andò in un luogo solitario e lì stava pregando. Luca 5:16 sta scritto: ma lui stesso spesso sgattaiolava nel deserto e pregava. Sicuramente, se Yeshua, Messia, aveva bisogno di sfuggire alle richieste di tutte le persone per avere tempo da solo, allora anche noi abbiamo anche questo bisogno cruciale per noi stessi. Ovviamente tutte le cose devono essere in equilibrio, perché la parola di Hashem ci mette in guardia contro l'isolamento eccessivo che può farci concentrare soltanto sui nostri desideri. Ok? Quindi sta scritto in Proverbi 18:1: un uomo che si isola cerca i propri desideri, si infuria contro ogni saggio giudizio. Quindi stiamo attenti a non stare troppo isolati per troppo tempo. E sto vedendo questo tempo di Covid e tanto isolamento ha reso tante persone più aride, più cattive, più brutte verso gli altri. E lo vedo sia fra i credenti e non credenti. Sebbene le malattie contagiose siano sicuramente motivo di preoccupazione, la Bibbia chiarisce che siamo stati infettati da qualcosa che è molto più letale e contagioso di qualsiasi malattia fisica. Peccato. Dall'esilio di Adamo ed Eva, dal giardino dell'Eden, siamo stati tutti infettati dal veleno del serpente e tutti siamo soggetti al peccato che ci separa da Hashem. Siamo così contaminati dal peccato che anche la nostra giustizia è come stracci sporchi. Pensate, qualsiasi cosa che noi facciamo, se non siamo in Yeshua, se non crediamo in Lui, per Lui è uno straccio sporco, non conta nulla. Ok? Chi pensa altro vedrà alla fine che mentre sta nelle fiamme, più di 10.000 gradi, avendosi la pelle sempre strappata, le ossa rotte in continuazione per l'eternità, si renderà conto.
Sta scritto in Isaia 64, 6, tutti noi siamo diventati come uno che è impuro e tutte le nostre azioni giuste sono come stracci sporchi. Tutti noi ci addizziamo come una foglia e come il vento i nostri peccati ci spazzano via. Quindi accettiamo il sangue di Yeshua per la nostra salvezza adesso, mentre c'è ancora tempo. Che solo il sangue del Messia Yeshua può purificarci dalle nostre contaminazioni e impurità per entrare in vera comunione con il Dio vivente. Nient'altro lo può fare. Ok? Proprio come Yeshua rese ancora una volta i lebbrosi puri e integri, così anche lui può purificarci, presentarci santi e senza macchie davanti a Hashem, il Padre. In Luca 5, versetti 12 e 13, sta scritto: Signore, se vuoi, puoi purificarmi. Allora stese la mano e lo toccò, il lebbroso, dicendo: lo voglio, sii purificato. Immediatamente la lebbra lo lasciò. Chiediamo la stessa cosa per i nostri peccati, signori e signori. Adesso, in conclusione, vorrei parlare del miracolo della vita. La nascita di un bambino o bambina è una cosa santa e meravigliosa. Ogni volta che nasce un bambino o bambina, e parto porta alla luce una piccola incarnazione. Ogni bambino o bambina è un'anima immortale, racchiusa in vesti di carne, come siamo tutti noi. Ed è un essere umano ancora innocente per un po' di tempo. Un bambino, bambina viene al mondo a immagine e somiglianza di Hashem. E la vita scaturisce dalla vita. In alcuni casi il miracolo è più evidente che in altri. C'è una storia che una conoscente gentile, cioè cristiana, stava partorendo. Quando si sono verificate delle complicazioni, era una bambina e era nella posizione sbagliata, nel canale del parto, e i medici si stavano preoccupando. Hanno ascoltato attentamente il cardiofrequenzimetro, cioè il battito di cuore, mentre il parto procedeva. Ma purtroppo il battito cardiaco svolazzante si è attenuato e poi si è fermato. Un'ora dopo la bambina è nata morta. Il dottore aveva messo da parte il corpo senza vita e la madre e il padre erano devastati dal loro dolore. Ma nel bel mezzo delle sue lacrime, la madre vide la gamba della bambina muoversi. Lo ha fatto notare al personale, ma i medici hanno spiegato che si trattava semplicemente di movimenti muscolari riflessivi. Come spesso sentiamo dai dottori medici, dicono sempre una cosa perché sanno solo quello. Invece, pochi istanti dopo, la bambina sussultò, tossì e ansimò di nuovo. Improvvisamente il personale dell'ospedale è andato in delirio d'emergenza quando hanno iniziato a rianimare la bambina. E la bambina oggi sta bene. Questo è un bel miracolo. Mi ricordo un altro video che vidi tanti anni fa, una madre che aveva appena partorito un bambino, bambina non mi ricordo, era piccolino proprio, non era neanche la grandezza di un bambino normale, è nato prematuro ed è nato morto. Il bambino era tutto blu, viola, nato morto. La mamma invece stava in dolore incredibile. Però ha voluto cantare a questo bambino lo stesso, se lo teneva in braccio così, e cantava lodi al Signore, cantava di Gesù, di Yeshua. Dopo un po', quel bambino ha iniziato a piangere e respirare, è venuto alla vita. Quindi possiamo contare sul Signore, che anche nei momenti più difficili possiamo cantare a Lui, e tu non sai mai che cosa può succedere. È bello perché queste sono storie vere. Non tutte le storie purtroppo hanno un lieto fine, come in questi casi. Ci sono poche cose più sobre e strazianti di una gravidanza che finisce prematuramente
o di un bambino o bambina nato o nata in questo mondo, solo per poi passare all'altro mondo. Possiamo solo essere confortati, sapere che quel bambino o bambina stanno nella presenza del Signore perché sono nati innocenti, senza peccato ancora. Fino all'età di riconoscimento succede così, meno male. E voglio raccontarvi un'altra storia di una donna che perse la bambina o prima che doveva nascere o durante la nascita, non mi ricordo. E lei hanno seppellito questa bambina e lei non diede mai un nome a questa bambina. Non aveva mai pensato di dare nome. E lei pide un sogno, questa bambina che stava nella presenza del Signore con Gesù, con Yeshua, ed era felice. E però la bambina era anche triste, perché lei diceva, io sto bene, sono felice, ma mi era triste una cosa, non mi hai mai dato nome. La madre, quando si svegliò, capiva che doveva dare nome a questa bambina, ha dato un nome. E lì la bambina poteva riposare veramente in pace, nella presenza di Yeshua. Quindi ricordiamoci anche l'importanza di nominare la persona che ha perso, magari, cioè la bambina o bambino persa o perso. Anche mia madre ha avuto un aborto naturale a causa di un vaccino, purtroppo quando ero piccolo, era incinta di una bambina. Però lei ha nominato quella bambina. E quindi quando lei andrà col Signore, mia madre, potrà abbracciare anch'io mia sorella, che non ho mai visto, che si chiama Ashley. Quindi dobbiamo ricordare la bellezza della nascita e non dare per scontato quando diamo a luce un bambino o bambina che è in salute. Non possiamo spiegare anche perché accadono le cose brutte così, come che perdere un bambino o bambina subito o prima della nascita, ma è possibile che alcune anime siano così pure e brucino così tanto da tornare rapidamente alla fiamma che per prima ha dato loro la vita, tornare dal Signore. Quindi non sappiamo perché, sappiamo a meno che stanno con Lui. Le leggi della Torah assicurano che ai giorni del tabernacolo lo stupefacente miracolo della nascita non sarebbe stato trattato come qualcosa di banale. E dobbiamo farlo ancora oggi. Ancora oggi non diamo mica andiamo a bruciare animali, dare sacrifici, però possiamo consacrare quella bambina o bambino, specialmente il primo nato, al Signore e ringraziarlo per quella bambina o quel bambino. Hashem ha delimitato il parto con delle leggi sacre che hanno conferito alla nuova madre uno status speciale. I sacrifici dopo il parto ci ricordano che l'atto del parto è esso stesso un incontro miracoloso con il divino. Non deve essere considerato solo come una vita ordinaria. Invece la Torah conferisce santità e significato all'evento richiedendo sacrifici. No, come sarebbe come altro qualsiasi cosa. Hai dato luce a un bambino. Bambino, brava per te. Vai avanti. No, era un momento speciale. Nuovo bambino o bambina è un dono di Hashem e la madre vuole naturalmente ricambiare con un dono ad Hashem. Porta un olocausto e un sacrificio per il peccato come suoi doni ad Hashem, che l'ha benedetta con questo bambino o bambina. Vorrei chiudere questo tempo invitando chiunque sia, non abbia mai accettato Yeshua Gesù come Salvatore, come Moshia, Messia, di farlo adesso perché il tempo è breve. Una volta che noi partiamo da questo mondo e andiamo per l'eternità, sarà troppo tardi decidere. Credetemi, ogni persona che sta nell'Hades,
nello Sheol, nell'inferno, come lo volete chiamare, crede in Yeshua, in Gesù. E quanti ne vorrebbero tornare qui e riavere quell'opportunità, ma non possono averlo. Non aspettate finché sia troppo tardi. Accettatelo adesso. Se tu sei ebreo, ebrea, e avete domande di come può essere possibile, io sono stato insegnato, insegnata, sempre questo da rabbini, da questa persona qui, che non è possibile, lui è maledetto perché è stato messo sulla croce, sull'albero. Noi abbiamo un libro per voi che è gratuito, basta contattarci, giù in fondo c'è un link per contattarci e potete richiedere un regalo gratuito. Potete leggerlo e decidere per voi stessi. Tanto non vi costa niente, ok? E lo facciamo con amore. Chi vorrebbe accettare Yeshua oggi come Messia, lo può fare con me, in questa preghiera semplice. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et erech ha-Yeshua be-Meshiach Yeshua. In italiano semplicemente, benedetto sei tu, Signore nostro Dio, Re dell'Universo, che ci ha dato la via della salvezza in Yeshua il Messia. Chi ha pregato questa preghiera per la prima volta nella loro vita, vi chiede di contattarci e vi vogliamo regalare qualcosa via email che vi possa benedire nella vostra crescita. Se avete bisogno di counseling spirituale, counseling per qualche difficoltà che stiamo tutti passando prima o poi nella vita, c'è anche un link sotto per la rabbizina Gabriella, che è un counselor esperto e in Italia e anche può aiutare qui, negli Stati Uniti. C'è un link che si chiama Machaseh Shel Tikvah, che vuol dire rifugio di speranza. Ed è a base biblica per chiunque. Il sito è in italiano e in inglese, quindi c'è tutte e due. Se volete sostenerci in qualsiasi modo con un'offerta, non chiediamo mai niente, però se Hashem vi mette sul cuore di farlo, c'è anche un link per sostenerci. Per coloro che ci sostengono, vi vogliamo ringraziare, perché senza di voi non ce la faremo di andare avanti. Che Hashem vi benedica per quello. Se volete dedicare una porzione della Torah, una parasha a qualcuno, sia qualcuno passato o presente, o un evento speciale, c'è anche un link sotto per quello. Infine, c'è anche un link per tutte le nostre risorse, che sono tutte gratuite sul nostro sito, da scaricare e stampare per il vostro uso. Adesso vorrei chiudere questo tempo con la benedizione. Yeverecheha Adonai Veishmerecha Yair Adonai Panavelecha Vichunecha Yissa Adonai Panavelecha Vesemlecha Vesemlecha Shalom Veshem Yeshua HaMashiach Sarà shalom, shalom. Che il Signore vi benedica e vi protegga. E il Signore faccia risplendere il suo volto su di voi e vi sia propizio. Che il Signore elevi il suo volto su di voi e vi dia la pace. In nome di Yeshua, il Messia, il principe della pace. Shalom. Grazie e Shabbat shalom a tutti.